Ben ritrovati a questa lezione di workout e danza con laboratorio coreografico annesso. Quindi cominciamo subito. Per chi ci segue all'inizio, il riscaldamento è sempre molto simile, ci sono magari delle piccolissime variazioni di crescita. Dopo andiamo avanti con la parte coreografica. Quindi rispiego sempre una volta in maniera rapida. Corsetta sul posto, quindi non ho bisogno di molto spazio, cerco bene di lavorare con la caviglia. Quindi corsetta dove spingo bene sulle caviglie e cerco solo di riscaldare bene il fisico. Quindi corsetta sul posto, dopodiché solito passo da destra a sinistra, doppio gamba destra, sinistra, destra, doppio gamba sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltellini. Riparto con la corsa singola, circonduzione del braccio destro dietro, circonduzione del braccio sinistro dietro. Circonduzione braccio destro avanti, circonduzione sinistro avanti, tutte e due le braccia dietro, tutte e due le braccia avanti, mani sulle spalle dietro, mani sulle spalle avanti. Corsa singola, ancora l'alternato con il doppio, ok? Dopodiché mani sui fianchi, calci avanti, kick, gambe tese avanti, tutto saltellato fuori. E dietro ne facciamo 8, 8, 8, 8 per finire 2, 2, 2, 2. Ancora corsa sul posto singola, alternato doppio, per finire con uno skip ginocchia alte e una cacciata dietro con i talloni che vanno al sedere. Vai, tutto in musica, lo conosciamo già, per chi è nuovo, provi a seguire, vai.
Abbiamo finito con il primo esercizio di riscaldamento. Vado con le isolazioni. Quindi isolo una parte del corpo da riscaldare. Parto col collo, giù, su, giù, su, laterale. Guardo, guardo, guardo. Respirate, intanto prendo fiato, spezzo il collo, circonduzione destra per due volte, circonduzione sinistra per due volte. Scendo, vado sulle spalle, spalla destra dietro, spalla sinistra dietro, spalla destra avanti, spalla sinistra avanti, tutte e due le spalle dietro e tutte e due le spalle avanti. Dopodiché alternato dietro e alternato avanti. Cambio, busto, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro e laterale, lato, 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 lato. Disegno un quadrato, avanti, lato, dietro, lato, avanti, lato, dietro, lato, per fare un movimento fluido circolare del busto. Stessa cosa dall'altro lato, per girare. Scendo ancora bacino, mani sui fianchi, destra e sinistra, avanti e indietro, circonduzione bacino destra, due giri, circonduzione bacino sinistra, due giri. Quindi parto dalla destra e scendo fino al bacino. Cerco di fare tutto bene al ritmo di musica, spingere bene fino al limite del mio riscaldamento. Ricordatevi che è sempre un esercizio per scaldare il corpo. Quindi, piano, vai! 5, 6, 7, testa, 8. Let me tell you what happened. Thank you.
anche il secondo esercizio. Beviamo un sorso d'acqua. Bene, passiamo alla parte addominale. Quindi passiamo alla parte addominale. Mi sdraio, se ho una felpa, qualsiasi cosa giù per terra, ginocchia piegate, schiena a terra, parto con la, sollevando le spalle, poi tenuta, gamba destra su, gamba destra piegata, gamba sinistra su, gamba sinistra piegata, scendo, sollevo bene il bacino, torno giù, preparo le braccia, fondo la schiena, salgo, alterno le gambe, destra e sinistra, piego, stendo, salgo, stessa cosa, scendo tesa, piego, salgo. Da qui, come abbiamo fatto l'ultima volta, vado sui gomiti, ginocchia al petto, per fare bicicletta, avanti e dietro. Dopodiché mi giro, la pancia in giù, punto bene, gomiti a terra, piedi puntati, sollevo tutto il corpo, alzo la gamba destra, alzo la gamba sinistra, bacino che ruota, tenuta, poi faremo una pausa a metà, quindi scenderemo. Braccia mani vicino alle spalle, stendo le braccia, sollevo tutto per rilassare un secondo, allungare l'addome, per tornare sui gomiti, punto i piedi, risollevo tutto il corpo e faccio anche il lavoro di braccia, quindi salgo prima con la mano destra, poi sinistra e viceversa, sinistra, poi destra. Va, proviamo a fare tutto ancora in musica. Respiro fondamentale, eh? Non dimenticatevi di respirare. Yeah. Hey. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we end our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet, that copper in my body. Thank you.
posizione, non mi muovo. Ok, quindi è da questa posizione che sono braccia tese, spalle basse, giro la testa, faccio un giro a destra, molto lento, e un giro a sinistra, molto lento. Dopodiché, quando sento di aver tirato bene l'addominale, avvicino le braccia e vado a sedermi sui talloni, allungando bene le braccia avanti, in questo modo. Respirate, avvicino i piedi e con le ginocchia piegate lascio cadere il busto in avanti e con le ginocchia piegate salgo piano 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 srotolando la schiena con per ultimo la regola della testa. Faccio due respiri e posso proseguire con il resto del riscaldamento. Beviamo un sorso d'acqua per fare l'ultima parte di stretching dinamico. L'ultima parte di stretching, anche qui per me è fondamentale sempre l'utilizzo di tutto il corpo, quindi gambe aperte, leggermente più larghe delle nostre spalle, piego le ginocchia, estendo tutto, allungo braccia e schiena, ancora ginocchia, allungo tutto, raccolgo qualcosa dall'alto, piegando la stessa gamba del braccio che allungo, allungo, guardo verso l'alto e di nuovo piego, stendo e ancora prendo. Da qui continuo a molleggiare sulle ginocchia finché non vado sulla gamba destra, piedi che puntano verso l'esterno, tallone destro giù, punta sinistra su, cerco di tenere il peso, ruoto a destra, gamba sinistra tesa, destra piegata, dopodiché appoggio il ginocchio sinistro, bacino che punta e spinge verso il basso, schiena dritta, poggio la mano sinistra e prendo il piede con l'altra mano. Stessa cosa, lo facciamo dall'altro lato, giro, scendo, piego, dopodiché gambe tese, peso centrale, mi porto con la schiena centrale, molleggio da destra e sinistra, lasciando giù la schiena, la testa e tutto quanto, poi mi fermo sulla gamba sinistra tesa, allungo, gamba destra tesa, allungo, mani al centro, chiudo piano 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 i piedi, per poi risalire con la schiena, con le ginocchia piegate, per ultimo sempre la testa. Vai musica! We go down and we go down together. They'll say-
Bene, siamo arrivati alla parte di coreografia. Per chi ha seguito la lezione precedente, abbiamo iniziato la canzone La Libertad di Alvaro Soler. Quindi, canzone spagnola, estiva, molto allegra, molto frizzante, che richiama una tematica a noi oggi anche un po' sofferta, quella della libertà. Quindi, partiamo direttamente dal ritornello. Allora, come ho spiegato nella lezione precedente, la parte della strofa cerchiamo, è un pochettino più tecnica perché prendiamo tanti accenti. Quindi magari dopo la rispiego un attimino dall'inizio. Adesso vado un attimo direttamente dal ritornello. Allora, il ritornello diventa semplice. Con le gambe vado prima a destra e poi a sinistra. Quindi apro destra, incrocio davanti, apro, chiudo, apro sinistra, incrocio avanti, apro, chiudo. Ancora una volta, molto semplice, quattro passi a destra con un incrocio avanti e una chiusura. Apro, incrocio, apro, chiudo, cambio, apro, incrocio, apro, chiudo. Le braccia continuano a cambiare. Braccio destro teso, sinistro piegato. Cambio, cambio, cambio. Quindi cambio tutte e quattro le volte. Partendo destra, gamba destra e braccia che vanno verso destra. Quindi 1, 2, 3, chiudo, 4. Alla chiusura sono in questo modo. Ancora una volta, 5, 6, 7, 8. Provo a fare andata e ritorno. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Se qualcuno se ne dovesse essere accorto, al ritorno faccio le braccia al contrario, cioè se all'andata apro la stessa gamba con lo stesso braccio, quando ho finito, quindi apro, chiudo, apro, chiudo, invece che ripartire stessa gamba, stesso braccio, le braccia vanno opposte all'apertura della gamba, ma in dinamica ci viene comodo, quindi è giusto da sapere che faccio l'opposto con le braccia. Ancora una volta da capo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, torno, 5, 6, 7, 8, ancora una volta, 5 un po' più veloce, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, questo dovrebbe venire. Da qui faccio due aperture di destra, 1 e 2 e 2 sinistra, 3 e 4. Le braccia fanno 1, 2, 3, 4, prima con il destro poi col sinistro. Quindi 1, 2, 3, 4. In questo caso i piedi chiudono sempre, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Le braccia disegnano un cerchio che passa per primo davanti al mio busto, quindi interno, non vado esterna ma all'interno, 2, 3 e 4. Da capo colleghiamo i due pezzi, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ancora una volta, 5, 6, 7, e. Ok? Questo lo faccio per due volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbastanza semplice, più semplice della strofa in teoria, perché è un po' più quadrato. Proviamo direttamente in musica e vediamo cosa succede.
musica. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai subito in musica così vado avanti e spiego velocemente anche la prima parte. Un paio di volte. Braccia fuori dritte, molto semplice, 1, 2, 3 e 4. Da qui cambio solo con le gambe, faccio 5, 6, 7, 8. Questo qui è come se fosse uno step, touch, step, touch. L'avevamo già visto in un'altra lezione. Quindi cambio solo il peso da una gamba all'altra, toccando con la punta del piede. Destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devo ricordarmi al 4 di, quando finisco il giro, di fermarmi e puntare. Da questo puntamento cambio e ancora, giro, cambio e. Le braccia durante il giro sono tese, quindi aperte fuori. E quando ho puntato al 4, al 5 e al 7 vado col braccio opposto e giro e braccio opposto, ok? Quindi questo sarebbe bello immaginarselo con una bella gonna per girare e girare anche la gonna, quindi non ce l'abbiamo, non fa niente, ce la immaginiamo. Vado a destra, gamba a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui riparte un'altra volta la stessa sinfonia del ritornello, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, già visto. Ancora la seconda parte solo per metà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, invece che fare due passi a sinistra vado a sinistra ma solo con un passo e questo braccio mi aiuta a girare per tornare frontale, incrociare le braccia e aprire sopra di me. Questo segno finale è come se avessi delle manette in prigione, comunque rinchiuso. Giro sotto per liberarmi e apro. Ricominciamo dai giri. 1, 2, 3, 4. Cambio braccio e cambio gamba. Giro, giro, giro e cambio. Cambio. Riprendo dal ritornello, quindi dall'incrocio. Faccio i primi due passi con il braccio circolare. A sinistra un solo giro. E braccio destro sopra il sinistro che arriva da sotto
È il sinistro che mi fa ruotare il destro all'interno per arrivare con una sorta di X sopra la fronte e aprire le braccia. Ok? Quindi ho fatto le due bracciate a destra, apro la gamba a sinistra, giro, è il sinistro che va a recuperare il destro, gira all'interno e apre. Proviamo a fare tutto lento. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, giro, torno, 3, 4, 5, 6, 7, ritornello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo, metà, giro, e là, e apro. È abbastanza chiaro? Non lo so, io direi, vediamo un goccio d'acqua, poi lo facciamo in musica. Almeno due volte e poi riprendo un attimino la prima parte, almeno una volta un po' rapida per chi l'ha fatta. Spero che riusciate, ma sono quasi sicura di sì. Vai! Per poi ballare almeno dall'inizio della canzone a metà. Quindi abbiamo detto, parto, piedi uniti, scivolo fuori, gamba e braccio, li ritiro facendo 2 centimetri indietro, e gamba destra che va dietro, giro il corpo laterale, piedi che battono, sinistro destro, raccolgo il corpo sulla gamba destra,
testa giù, su, ancora una volta, 7, 8, 1, 2, 3 e qua, 5, 6, 6 e qua, 1, 2, 3 e qua, peso sulla gamba sinistra, lascio andare le braccia da sopra, chiudo la destra, incrocio, apro, da qui inizio a ballarmela, quindi lascio il corpo, doppia destra, vado sinistra, destra, doppio sinistra, punta, tallone, indico, punta, tallone, punta, chiudo tutto sulla gamba destra, due dita avanti che fanno un cerchio, ancora una volta, piano, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 6 e 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 6 e 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 6 e 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 per partire con il ritornello, doppio, doppio, un'altra volta, giro, cambio, braccio, giro, cambio, braccio, rifaccio la prima parte del ritornello, metà di questo, uno, da sotto salgo, apro, so di essere andata veloce ma per ballarlo almeno 3 o 4 volte devo finirla qua, quindi sappiate che su YouTube trovate tutte le puntate, se vi è piaciuta la canzone, se vi è piaciuta la coreografia potete comunque andare a riguardarvela e studiarvi la parte prima, riprendere i passi con calma. Oggi fate quello che riuscite, l'importante è che vi divertiate. Vai, proviamola tutta. La squadra va bene, le nostre gare, le sufficiente, ho sbagliato. Vai! Adesso un po' del vostro, quindi lasciatevi un po' andare, è sempre un lavoro fisico, anche dopo che facciamo il giro, questi piegamenti, bene, gamba, piego, stendo, piego, stendo, sento il fisico che lavora, quindi non è un tipo di danza tecnico, ma è più un tipo di danza anche un po' aerobico, proprio per lavorare il fisico e nello stesso tempo divertirsi. Vai! Para andar y para no ser.
sento, mi viene il fiatone, sento che sto lavorando, quindi mi raccomando. Spero che sia lo stesso anche per voi. Vai, due volte. Anzi, una volta. Una volta e facciamo un breve stretching. Vai, che c'è poco tempo. Via. Facciamo così, questa volta facciamo un'altra volta in musica e lo stretching ve lo fate da soli, tanto siete a casa, avete tempo, vi mettete lì con una bella musica e fate un po' di stretching. Vai, l'ultima. Le repliche su YouTube, quindi potete andare a rivedervele, a ripassarvi qualche passo. Che... Grazie, buona serata a tutti, ciao! E vai con il riscaldamento, no, e vai con lo stretching finale. I wanna stay the whole night. I wanna let you go.
salgo piano con la testa che arriva sempre per ultimo. Ok, se avete tempo prendetevi qualche altro minuto e fate almeno altri 5-10 minuti di stretching che non fanno male. Io per questa volta ancora vi ringrazio, grazie per essere stati con me, spero che vi siate divertiti e intanto vi auguro buona serata a tutti. Ciao!